Salve a tutti, eccomi qui, arriva Natale e a scuola siamo di nuovo alle prese con i lavoretti da fare. Quest'anno ho una prima elementare e quindi volevo fare qualche cosa di un po' più materico per poter avere una migliore manipolazione da parte dei bambini. Ero partita da un'idea che mi era venuta comprando ad Epicasa, sai quei negozietti che vendono qui Cagliari cinese, queste decorazioni qui, queste gocce di diamante molto carine. Avevo intenzione di fare un cuore di corda e usare questo come pendaglio. Avevo chiesto alle mamme gentilmente se mi potevano procurare dei palloncini a forma di cuoricino. L'hanno fatto volentieri, mi hanno dato un bel pacco grandissimo. Quando sono riavvisi la mia gioia è stata immensa perché non pensavo che sarebbero riusciti a trovarmi i palloncini a cuoricino, solo che quando sono andata a gonfiarli ho avuto una pochissima sorpresa perché per la grandezza che volevo fare io, praticamente il cuoricino, gonfiando il palloncino ho ottenuto questo è un orsetto con le orecchie. Che cosa? In questo momento mi viene soltanto in mente che potrebbe essere la faccia di un teddy bear, nient'altro. E provando a gonfiarlo per avere il cuore, sono arrivata a questa grandezza, un poco troppo per stare nelle manine dei bambini piccolini e troppo per grande anche per la quantità di corda che mi serviva. La corda praticamente l'ho reperita al supermercato ed è questa qui, è una corda bianca grezza, era un poco grossa, poteva andare benissimo per costruirci tutto intorno a questo palloncino, però vista la quantità di cuoricini che dovevo fare non sapevo se ce l'avrei fatta con i rotoli. Oltretutto erano gli ultimi tre che avevo trovato nello scaffale del supermercato e proprio nell'incertezza li avevo comprati tutti e tre, ma non ce ne stavano altri. E allora diciamo che mi sono un po' scoraggiata, un po' avvilita, perché ho cercato di fare qualcosa. E così mi è venuto in mente di gonfiare i palloncini, ma di gonfiarli proprio fino a non farmi deformare, comunque lasciarmi questa specie di cuore. E ho provato a fare il primo esperimento, ne ho fatti veramente diversi. Ho iniziato ad avvolgere la corda dopo averla bagnata nel vinavil e alla fine quando si è asciugata, molto dura, ho ottenuto questi. Però è cambiato il progetto originario, nel senso che non posso attaccare a un cuoricino così piccolo un pendente così grande, non mi piace proprio, no, decisamente no. E allora, questo mi riservo di fare un altro lavoretto, sempre usando i cuoricini, perché io amo molto i cuoricini sull'albero di Natale, specialmente. E ho deciso di creare un'altra cosa. È incompleto, mi manca il materiale per finirlo. Ho intenzione di fare una passeggiatina sabato mattina che la scuola è chiusa al mercato che fanno qui a Caserta, dove c'è di tutto e di più. E spero di trovare quello che ho in mente io, perché di solito faccio prima ad andare in fabbrica a farmelo fare che a cercarlo in giro per le bancarelle o per i negozi. Comunque, stavo dicendo, ho realizzato intanto questi piccoli cuoricini che, oddio, lasciano un pochettino forse a desiderare nella forma e tutto, ma messi in tre insieme con il nastrino come li voglio mettere io, penso che alla fine riuscirò a fare qualcosa di carino, quantomeno, carino carino che piacerà senz'altro ai bambini. E allora ho ripreso in mano l'idea che l'avevo accantonato. Francamente non mi sembrava nemmeno carino nei confronti dei genitori che avevano già comprato loro i palloncini, non utilizzarli. E
e voglio rifarlo. Adesso ne ho già preparati due. Eccoli qua. Questo qui è proprio fresco, fresco, è ancora bagnato, è pieno di colla. Che cosa ho fatto? Come l'ho fatto? Ve lo faccio vedere. Ho preso del Vinavil, l'ho praticamente messo in un piatto e l'ho diluito con dell'acqua dal rubinetto. Ho gonfiato tutta una serie di palloncini, non so se riesco a vederli. Eccoli qua, tutta una serie di palloncini, alcuni ancora si sono sgonfiati nell'attesa. Ok, ne darò, ho 12 praticamente regalini da fare, perché i bambini sono 12, 3 cuoricino a bambino, mi servono praticamente 36 cuoricini da realizzare. Allora, che cosa faccio? Prendo il cotone, siccome non so quanto me ne servirà, perché tutto dipende da come andrò ad avvolgere il filo intorno ai palloncini, allora non lo taglio, comunque comincio a srotolare e ne metto un bel poco dentro al piatto con la colla. Ok, lo inumidisco per bene, faccio in modo che si impregni perfettamente. Devo trovare adesso il capo dove è finito. Ecco qua. Prendo il palloncino e comincio ad avvolgervi il cotone tutto intorno. Piano piano, un po' di imbarcugliato, adesso il filo. Ok, vado a ricoprire tutto il palloncino, non lo fermo perché comunque gli dovrò modellarlo per avere il nostro cuore. Il lavoro è molto semplice, non richiede nemmeno tanto impegno ed è una cosa che io avrei potuto benissimo fare a scuola, solo che avevo paura che i bambini, chiaramente sentendosi un pochettino impacciati, avrebbero cominciato a urlare: "Maestra, a me, aiuta a me, aiuta a me, aiuta a me." E francamente con due mani soltanto non avrei potuto aiutarne 12 tutti contemporaneamente, perché giustamente ognuno di loro vuole l'attenzione tutta per sé. Sono piccoli, sono bambini di 5 anni, 5-6 anni circa, qualcuno farà addirittura 6 anni in aprile, insomma lascio immaginare a voi che cosa sarebbe stato fare questo lavoro con loro. A più a più avrebbero iniziato magari a giocare e a buttarsi addosso la colla o a rompere i palloncini facendoli scoppiare per divertimento. E così me li sono portati a casa, approfittando che comunque domani la scuola sarà chiusa. Ecco qua, ho riempito tutto quanto il palloncino, come vedete, con la cordicella. Adesso pulisco un po' le mani, prendo le forbici, taglio il filo. Ok, eccolo qua. Adesso andrà a fare compagnia a questi altri due che avevo già preparato per asciugarli. Poi magari nel tardo pomeriggio, come accenderò i termosifoni, magari li metterò sul termosifone così si asciugheranno più in fretta.
quando saranno asciutti, praticamente sarà semplicissimo toglierlo il palloncino, come l'ho fatto qui, l'ho fatto vedere, e addirittura il palloncino, guardate, esce senza nemmeno essersi rotto, perché non essendo stato gonfiato tutto quanto all'eccesso, ha abbastanza, non mi viene il termine, cioè abbastanza morbido praticamente, se, che non si scoppia nemmeno, vedete? Posso stringerlo come voglio, quindi tirando, 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 da qui sotto il palloncino è uscito integro e posso riutilizzarlo per realizzare altri cuoricini. Per il momento vi lascio, devo farne 36, cercate di capirmi. Come saranno tutti quanti asciutti, vi farò vedere la seconda parte, del lavoro, come, lo andrò praticamente a definire. Ricapitolando, che cosa ci servirà se vogliamo fare questo lavoretto, che ancora è un mistero come verrà alla fine, dei palloncini a forma di cuoricino, della colla Vinavil da diluire in acqua, un piatto dove mettere la colla, del cotone, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di filo, della grandezza che volete voi, dello spessore che volete voi, anche del colore che volete voi. Io amo molto il bianco, mi piace molto la trasparenza nei colori. E quindi lo lascerò così, grezzo, bianco, perché è molto più carino, perché è molto più rustico, perché è molto più chic, è molto più fine. Poi è il colore dei bambini, il bianco della purezza, anche perché poi vorrò definirlo con un nastrino con dei disegni bianchi e rossi, se riesco a trovarli, rosso con il simbolo del Natale. Verrà praticamente qualcosa di carino da appendere come decorazione al soffitto, oppure alla finestra, anche nella cameretta, perché comunque i bambini potranno tenerselo sempre appeso nella stanzetta, perché comunque è un oggetto decorativo che non è fine a se stesso, nel senso che non è che finito il Natale lo si ripone, si può lasciare tranquillamente appeso nel muro della stanzetta. Quindi adesso andate tutti quanti a lavorare, su, presto, presto, fateli anche voi, fateli ai vostri bambini, vedrete. Se deve essere uno bambini più grandi, non so, della terza, della quarta, potranno farlo loro questo lavoretto qui, vi risparmierete tanto, tanto, tanto tempo voi. Baci a tutti, ciao ciao!